Allora perché devi ritardare? Guardate qui dietro, c'è scritto che il Signore Gesù è la via, la verità e la vita. E grazie a Dio sono venute anche oggi varie persone per l'ascolto della parola, per prendere la lista lavoro. Abbiamo letto dal Vangelo secondo Matteo, abbiamo terminato. Il Signore e il sabato, che dice che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E poi i farisei continuavano ad osservarlo, ad accusare i suoi discepoli che facevano questo e non facevano l'altro. E poi il Signore Gesù ha fatto anche questo miracolo di diciamo, far la mano secca di una persona, farla diventare di nuovo sana, e l'ha fatta proprio in giorno di sabato per vedere come reagivano. Vediamo se adesso tra di voi c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare. Alzi la mano, chi è che ha qualche domanda da fare?